continua il nostro giro fra gli stand di questo CES 2015 e fra le varie aziende che abbiamo avuto modo di vedere, non potevamo non fermarci da Wacom. Perché? Perché l'azienda leader nel settore della scrittura digitale ha presentato tre nuovi prodotti molto interessanti. Si tratta di tre prodotti appartenenti alla linea Cintiq. Partiamo dalle due tavole più classiche, parliamo delle Cintiq 27. Si tratta di due dispositivi che vanno a sostituire le vecchie tavole Cintiq 24 da 24 pollici e le vanno a sostituire con degli hardware da appunto 27 pollici diagonale, ma che hanno anche una risoluzione più elevata delle precedenti. Parliamo infatti di 2560 pixel per 1440, quindi una risoluzione QHD che rende l'esperienza d'uso più piacevole rispetto al Full HD delle tavole precedenti. Abbiamo tra l'altro due versioni, perché ce n'è una dotata di touch e una invece senza. Entrambe comunque hanno un comodo telecomando, un remote control da poter tenere appoggiato sulla scrivania, che permette di andare a registrare fino a 17 funzioni differenti, da assegnare quindi a degli shortcut da tastiera, una cosa molto pratica e comoda. I device possono essere tra l'altro completati poi tramite degli appositi accessori. Abbiamo per esempio il comodissimo stand che ci permette di inclinare al meglio secondo le nostre esigenze il dispositivo, e abbiamo le penne compatibili Wacom. Comunque gli accessori sono sempre molti, il prezzo è comunque alto, però è più basso dei prodotti che vanno a sostituire, più basso quindi dei 24 pollici, pur avendo una diagonale maggiore e una risoluzione più alta. Parliamo infatti di all'incirca 2200 euro per la versione senza il touch e all'incirca 2600 per quella con il touch. L'altro dispositivo molto interessante di cui andiamo a parlare è invece pensato forse di più per chi ha bisogno sì di un ottimo hardware, ma da utilizzare maggiormente in mobilità. Parliamo di Cintiq Companion 2, che è infatti una macchina standalone. Ha già installato all'interno Windows 8.1 ed è già un dispositivo con un suo processore, una scheda video, RAM, tutto quanto, in grado quindi di funzionare, a differenza delle altre Cintiq, senza bisogno di essere collegata al computer. Presenti tante configurazioni diverse. Quella base, per chi non ha bisogno di prestazioni molto elevate, si va a configurare con un Intel Core i3 di quarta generazione da 1,7 GHz, un HD Graphics 4004 e 4 GB di RAM DDR3. Non è una configurazione ottimale per chi deve fare video editing o tanta grafica, però è già buona. Salendo, passando alla configurazione standard, troviamo forse quello che è il miglior compromesso per chi non vuole spendere troppo ma cerca un device di questo tipo, perché abbiamo un processore i5 di quarta generazione da 2,9 GHz che lavora insieme a una Iris Graphics della Intel 5100, il tutto con 8 GB di RAM. Poi abbiamo le versioni Premium, Enhanced e Enterprise, che vanno ad aumentare ancora le caratteristiche tecniche. Troviamo infatti i Core i7 da 3,2 GHz di quarta generazione e anche un nuovo Core i7 di quinta generazione da 3,1 GHz. Poi abbiamo le Intel Iris Graphics 5100 e 6100. Aumenta anche l'SSD, che passa dai 64 GB della versione base ai 512 della versione più costosa, e aumenta la RAM, che nella Premium è di 8 GB come nella Standard, ma nella Enhanced è di 16 GB. Si tratta di tutti dispositivi molto interessanti. Quest'ultimo, come abbiamo detto, probabilmente è più pensato per chi cerca un device da poter usare sia a casa come una Cintiq, perché comunque ha una DisplayPort, quindi può essere tranquillamente collegato al nostro PC o al nostro Mac e utilizzato come una normalissima tavoletta grafica, sia però di un device da poter usare in mobilità o comunque fuori da casa senza doversi portare dietro il proprio computer. Dallo stand Wacom quindi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video per evolution.it. Un saluto da Gianluca Celignano. Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti tutte le novità dal CES 2015. Troverai anche dei vlog e i backstage per vivere insieme a noi la fiera di Las Vegas.